tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Condannato all'ergastolo l'autore del delitto di Andrea Ferri, il benzinaio ucciso 2 anni fa a Pesaro. 24 anni di carcere invece per il suo complice. I Bagnini non facciano i ristoratori, la denuncia della Confcommercio che presenta un esposto al comune di Fano sulla concorrenza sleale. Ente carnevalesca, Luciano Cecchini si dimette, ma il Consiglio lo rinomina presidente. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo questa edizione parlandovi del processo per l'omicidio di Andrea Ferri. Questa sera, poche ore fa, è arrivata la sentenza e la Corte d'Assise ha accolto le richieste dei PM condannando all'ergastolo Donald Sabanov e dando 24 anni al suo complice Karim Bari. Il riepilogo di questa lunga giornata è iniziata questa mattina alle 8 nel servizio di Simona Zonghetti. E con un accordo tra Fano e Pesaro, il cimitero dell'Ulivo di Fenile ospiterà il primo impianto di cremazione in grado di servire il bacino provinciale, anche se si guarda ad estendere l'utenza fuori dai confini. Lo hanno annunciato stamattina i due sindaci Massimo Seri e Matteo Ricci, il presidente di Aset Holding, Susanna Testa, e il presidente di Aspes, Luca Pieri, all'interno del cantiere che ha già avviato i primi interventi per realizzare la struttura. Il cronoprogramma prevede entro il fine di settembre il bando di gara e l'affidamento dei lavori, entro il 2016 il collaudo e la piena operatività dell'impianto. L'investimento totale sarà di 2 milioni e 387 mila euro, ma il progetto si autofinanzierà con il lavoro prodotto nella struttura. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di carnevale estivo, perché il carnevale estivo organizzato a Pesaro e non a Fano è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Luciano Cecchini infatti ieri sera ha presentato le sue dimissioni, poi però il Consiglio di Amministrazione lo ha rinominato presidente per i prossimi anni. Vediamo com'è andata. Colpi di scena ieri sera durante il consiglio di amministrazione dell'ente carnevalesca. La riunione è iniziata con le dimissioni, giustificate da motivi di lavoro, dei due vicepresidenti, Luca Danti, che rimarrà comunque consigliere, e Maria Flora Giammarioli, che si è resa disponibile per aiutare in futuro il direttivo. Al loro posto sono stati eletti Alessandro Leonelli e Nino Bonazzelli, invariati invece il segretario Giorgio Tonelli e l'amministratore Paolo Vicini. Più tardi è stata la volta di Luciano Cecchini a presentare le dimissioni. Il presidente è deluso e amareggiato per il fatto che il carnevale estivo, un fiore all'occhiello della città della fortuna, quest'anno non verrà organizzato a Fano per mancanza di fondi, ma intanto la vicina Pesaro ha pensato di idearne uno tutto suo. Un po' di maretta, da alcune cose da chiarire, il che mi hanno pesato molto, perché veramente mi costa un gran sacrificio tirare avanti la carnevalesca, che ripeto ancora una volta, tutti e 18 lo facciamo completamente gratuito e senza il minimo rimborso spese, quindi lo facciamo per amore del carnevale, che è l'unica grande manifestazione della città che si identifica con Fano. Dopo un'accesa discussione e alcune riflessioni, all'unanimità Cecchini è stato rieletto presidente, una grande stima quindi riconfermata da tutti. Il carnevale estivo si farà o non si farà? Con grande dispiacere devo dire che nel programma estate 2015 è stato tolto, ma per dare spazio a un'altra grande manifestazione che era la Fano dei Cesari. Purtroppo girami st'imbroglia, come si dice, non si fa la Fano dei Cesari, non si fa niente in questo periodo, ma si perde anche la vitalità di un carnevale promozionale estivo legato ai quattro cantoni. Per quello che so fino ad ora, sembra che i cantoni vengano gestiti direttamente con i tavoli e le sedie, direttamente dai ristoranti, quindi la carnevalesca si è tirata indietro in questa forma dei cantoni, e per quanto riguarda il carnevale estivo penso che bisognerà aspettare il 2016, salvo che
qualche ripensamento ci potrà essere. Il carnevale sul lungomare di Sassonia più l'iniziativa in sinergia con i quattro cantoni sarebbero costati in totale 25.000 euro IVA inclusa, e pensare che l'amministrazione fanese ha deciso di aumentare di 30.000 euro il contributo al Fano Jazz per un totale di 100.000 euro, una decisione alquanto contestata anche dall'opposizione fanese, ma la carnevalesca comunque non si perde d'animo e guarda avanti. Che dire, abbiamo tutti gli ingredienti, stiamo lavorando, lunedì 20 il direttivo per decidere una grande festa dei 1.000 soci. Mai dire mai, può darsi che di mezzo troveremo anche i carri di carnevale. Buon carnevale a tutti, fanesi. Bene, punto interrogativo quindi per questa edizione estiva del Carnevale. Dopo la rimozione delle vele pubblicitarie dalla darsena borghese, questa mattina sono state riposizionate all'ingresso della città all'altezza di Gimarra, nel parcheggio adiacente alla pista ciclabile, dalla ditta Nautilus, che ha provveduto allo spostamento delle vele che serviranno a promuovere gli eventi culturali e turistici patrocinati dal comune di Fano. I titolari della ditta, Daniele e Filippo Carboni, si sono assunti l'onere anche finanziario del loro trasferimento. Ancora eventi nel piazzale del centro commerciale San Lazzaro. Domani sera, venerdì 17 alle ore 21, gli amministratori del Partito Democratico incontreranno i cittadini per un confronto sulle problematiche del quartiere. Gli iscritti potranno inoltre rinnovare la tessera del 2015. Anche quest'anno l'Unitalsi di Fano organizza diversi pellegrinaggi a Lourdes e a Loreto, ma quest'anno ce n'è anche uno in Val di Fassa. Sentiamo di che cosa si tratta. Qualche giorno fa è già partito un primo treno per Lourdes per il pellegrinaggio organizzato dall'Unitalsi, e un altro ne partirà a fine settembre, sempre una settimana. Possibilità di andare in treno oppure in aereo. Dal 7 al 10 agosto invece ci recheremo a Loreto per il pellegrinaggio di 3 giorni, quindi partiremo il venerdì mattina in pullman e rientreremo il lunedì in tarda mattinata. Ma entro quando sarà possibile iscriversi? Allora, come termine abbiamo dato il 20 luglio, poi terremo sicuramente aperta la segreteria fino agli ultimi giorni di luglio per i più ritardatari. Avete ripristinato anche il soggiorno in montagna? Sì, è un'iniziativa a cui teniamo molto e da diversi anni mancava, e però grazie all'impegno del nostro socio Manuele Roberti quest'anno siamo riusciti a organizzarla di nuovo, e lo svolgeremo a Campitello di Fassa, quindi in Val di Fassa, in Trentino Alto Adige, dal 6 al 13 settembre. E anche qui le adesioni non abbiamo stabilito un termine, quindi fino ad esaurimento dei posti disponibili, e partiremo in pullman, il costo è di 400 euro e è importante dire che avremo un pullman a disposizione per tutta la durata del soggiorno, quindi per le escursioni che poi ci saranno giornalmente. L'Unitalsi ci tiene anche a lanciare un appello per i volontari. Sì, davanti a una richiesta di malati vorremmo poter rispondere in maniera adeguata, quindi con volontari. E facciamo quindi un appello agli ipotetici e ai potenziali volontari in ascolto che non si blocchino di fronte al non ho mai fatto questo tipo di servizio, è la prima volta l'abbiamo avuta tutti, abbiamo già programmato e scelto la data per un corso specifico prima della partenza di Loreto, tutte quelle cose di base, poi dopo il resto lo si impara sul campo. E sempre in tema di manifestazioni estive, fervono i preparativi a Novilara di Pesaro per la quarta edizione di Tagliatelle al Castello, l'evento organizzato dall'associazione culturale La Stele, che si svolgerà dal 17 al 19 luglio, con più di 8.000 presenze e 600 kg di tagliatelle fatte a mano. La manifestazione è diventata in poco tempo una realtà importante per il territorio. Ogni sera, a partire dalle ore 18.30, saranno attivi nelle vie e piazze di Novilara stand gastronomici, bancarelle, spettacoli, esibizioni sportive e musica dal vivo. Nel nostro sito www.occhiolanotizia.it troverete tutto il programma dettagliato. E chiudiamo con un'ultima di sport, occupiamoci dell'Alma Juventus Fano, e il matrimonio tra il capitano Alex Nodari e l'Alma Juventus continua. Il giocatore ha trovato l'accordo per prolungare il proprio contratto con la società granata per un'altra stagione. Sono molto contento di poter continuare questo rapporto con l'Alma Juventus, del resto non ho mai nascosto l'intenzione di rimanere qui a Fano. Sono carico per partire per questa nuova stagione che spero possa essere positiva come l'ultima che abbiamo vissuto.
tutto grazie anche al contributo dei nostri tifosi. Queste le dichiarazioni del giocatore. Bene, con quest'ultima notizia di sport termina qui questa edizione di Occhio alla Notizia. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Noi saremo qui puntuali domani sera, se vorrete, alle 20:30. Grazie e buona serata a tutti voi.